Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenente ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite di acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Sorelle e fratelli carissimi, il Vangelo di oggi ci racconta il banchetto delle nozze di Cana e per questo motivo abbiamo ambientato la buona novella qui, di fronte all'abbazia di San Giovanni in Venere a Fossa Cesia, perché in essa ogni anno si celebrano moltissimi matrimoni. La festa di nozze per il popolo degli ebrei da sempre era l'immagine più bella della loro alleanza con Dio, della loro relazione con Dio, che era una relazione basata sull'amore, amore gratuito, immeritato, immotivato, che Dio aveva riversato su questo popolo, al quale aveva chiesto di rispondere con altrettanto amore. Dio era sempre rimasto fedele all'alleanza d'amore, anche quando Israele, la sua sposa, era venuto meno alla fedeltà, era andato dietro ad altri idoli, ad altri dei, per così dire ad altri sposi, come i profeti non mancano di raccontarci. D'altra parte però Israele, anche quando era rimasto fedele, per la maggior parte dei suoi membri aveva fatto diventare la relazione con Dio da relazione d'amore a relazione di precetti, di obblighi, da religione basata sulla gioia, sulla festa del matrimonio, a religione basata sui comandamenti, moltiplicati a tal punto da diventare 613. E come ci dice lo stesso Vangelo di Giovanni a proposito dell'episodio del cieco nato, gli ebrei, i farisei, i sacerdoti, gli scribi dicevano che chi non conosceva la legge, chi non conosceva i 613 comandamenti e non li osservava anche nei suoi precetti più piccoli, era maledetto. Era diventata così la religione del popolo, una religione scritta sulla pietra e che aveva pietrificato il cuore del popolo. Rimanevano formalmente fedeli, ma in loro non c'era la gioia, in loro non c'era la festa, in loro non c'era l'allegria, simboleggiata dal vino che non manca mai nel banchetto di nozze, che non manca mai nei matrimoni, come sappiamo tutti per esperienza, e che invece, come dice Maria Santissima a suo figlio Gesù, non era più in quel banchetto. Non hanno vino, dice la Madonna a suo figlio Gesù. Non hanno più vino, non hanno vino perché appunto nella loro relazione mancava la gioia e la festa. Anche la nostra religione a volte è religione dei comandamenti, dei precetti, degli obblighi. La nostra messa festiva per tante persone non è
una partecipazione a un banchetto di nozze, non è una partecipazione alla festa di nozze dell'agnello, ma è un obbligo, appunto un precetto, il precetto festivo. E per questo anche in molti di noi manca la gioia, manca la festa, perché manca il vino. Allora c'è bisogno che questo vino arrivi. Non lo possiamo produrre noi, è un dono che ci viene dal Signore, è un dono che viene dallo Spirito Santo. Il vino che rappresenta proprio lo Spirito, che rappresenta la gioia, è buono, migliore di quello antico, come lo stesso maestro di tavola riconoscerà parlando con lo sposo, e viene dal Signore Gesù. Abbiamo bisogno che il nostro cuore, come quelle anfore spesso vuoto, sia riempito dal Signore Gesù. Abbiamo bisogno di recuperare la nostra fede come una fede basata sull'amore, come una fede basata sulla gioia, come una fede basata sul dono. Dobbiamo ricordare che la nostra fede deve essere un impegno di fedeltà alla fedeltà di Dio, una risposta d'amore all'amore di Dio. Questa è l'ora che il Signore Gesù aspetta, questo è il momento in cui la sua gloria si può manifestare. La gloria di Gesù non è l'applauso che può venire dal mondo, la gloria di Gesù è la manifestazione totale del suo amore, che è iniziato qui alle nozze di Cana, il primo dei segni, ed ha raggiunto il suo compimento, il suo culmine sul talamo della croce, sul letto nuziale della croce, dove dal fianco squarciato di Gesù, dal cuore aperto di Gesù, è uscito acqua e sangue, simbolo proprio della bellezza di questo amore, simbolo proprio della gioia, della festa che il Signore è venuto a portare per ciascuno di noi. Nel mondo di oggi manca il vino, nella Chiesa di oggi manca il vino, nel cuore di molti di noi manca il vino. Chiediamolo come dono al Signore all'inizio di questo anno, perché durante questo anno noi possiamo fare esperienza non solo di un litro, non solo di un ettolitro, ma di ettolitri ed ettolitri, di botti piene di questo vino migliore, di questo vino buono, di questo vino bello che il Signore è venuto a portarci. È qui il significato strepitoso di questa parabola, è qui il significato strepitoso di questo racconto. Noi dobbiamo diventare nuovi, dobbiamo essere come i servi di questo racconto, capaci di seguire Gesù, di fare quello che Gesù ci chiede, anche quando quello che ci viene chiesto sembra strano. Mancava il vino in quel banchetto e Gesù dice di riempire di acqua le anfore. Mancava il vino in quel banchetto e ai servi, già occupati nel servizio degli invitati a quel banchetto, viene chiesto un supplemento di fatica. Forse potevano rispondere: ma ci abbiamo già tante cose da fare. Forse potevano dire: e dove andiamo a prendere 600 litri di acqua? E invece ubbidiscono, e invece fanno come Gesù aveva loro chiesto. E quella festa diventa più bella, quella festa diventa migliore. La loro ubbidienza, la loro fedeltà alla parola di Gesù trasforma quelle nozze. La nostra ubbidienza alla parola di Gesù può trasformare la nostra vita, può trasformare questo anno, può trasformare questa Chiesa, può trasformare questa società. Allora davvero la buona novella per me e per ciascuno di voi, per tutta la Chiesa e per tutta la società sia questa: recuperiamo la gioia della relazione con il Signore, recuperiamo la relazione con Dio come una relazione d'amore, mettiamo da parte gli obblighi, i precetti, i meriti, i sensi di colpa che ci fanno stare sempre nell'angoscia e nell'inquietudine, e apriamoci ad accogliere nella nostra vita la gioia dello Spirito, il vino nuovo che Gesù a piene mani vuole donarci.